Radio Radicale, parliamo di Pierpaolo Pasolini, perché insomma, nell'attualità parlamentare nella pubblicazione della relazione di una delle relazioni della Commissione Antimafia della scorsa legislatura, è scritto che si parla dei retroscena dell'assassinio di Pierpaolo Pasolini avvenuto tra il 1 e il 2 novembre del 1975 all'idroscalo di Ostia, e nella relazione della commissione c'è scritto che Pasolini era stato attirato per un tranello con la scusa di dovergli restituire alcune bobine rubate del suo ultimo film Salò, le 120 giornate di Sodoma, che stava per diciamo, uscire nelle sale, poi sarà bloccato dalla censura nel nostro paese. Non è una tesi nuova questa che è uscita nella relazione della Commissione Antimafia, ma noi ne vogliamo parlare con uno che Pasolini l'ha conosciuto, che è David Grieco, che è un regista, uno sceneggiatore, attore, giornalista italiano che insomma ha vissuto anche gli ultimi anni conoscendo Pierpaolo Pasolini. Allora, David Grieco, lei aveva scritto qualche tempo fa sul suo blog un articolo dove invitava Ninetto Davoli anche a parlare della morte di Pierpaolo Pasolini. Allora, come ha trovato? Blog, scusa se ti Scusami, interrompo. certo. Intanto ciao a tutti. È Globalist, è un giornale online che si chiama Globalist. Ok, allora su Globalist che cosa aveva scritto e soprattutto come ha trovato questa riedizione di una notizia che già in qualche che già conoscevamo, ecco. Allora, invertiamo i fattori. La notizia non è una notizia. Io ci ho fatto un film su questa notizia che si chiama La macchinazione e ci ho scritto un libro che ha lo stesso titolo, ormai sono passati 6 anni e questa storia delle bobine di Salò è ampiamente nota tra gli amici di Pasolini, ma anche in modo più ampio. Che cosa accadde così per gli ascoltatori? Accadde che quando Pasolini montava il film Salò, improvvisamente dei ladri vanno alla Technicolor e rubano le pizze, perché si chiamano così in gergo, di Salò, ma rubano anche le pizze di tanti altri film. Fatalità, tutti gli altri film, tra cui L'ultimo tango a Parigi, Un genio, due compari, un pollo, Casanova di Fellini, sono tutti film già usciti. Quindi quel negativo Ecco, ultimo tango, scusami, Ultimo tango a Parigi non era ancora uscito in Italia a causa della censura, forse, mi sbaglio? No, No. era già Ah, uscito. era già uscito, ok, Era scusa. uscito 3 anni prima. Ok. E l'unico danneggiato vero è Pasolini, che ha bisogno di quel negativo perché quel negativo contiene soprattutto una scena con cui lui vuole concludere il film. Ma non ne ha, non ce l'ha, non ce l'ha più in mano. Infatti il film Salò si conclude in un modo diverso. Cosa succede? Questi ladri chiedono 2 miliardi per restituire Salò, solo Salò, perché gli altri non li chiedono nemmeno indietro. Ovviamente è una richiesta folle, è una richiesta che ammonta al budget del film praticamente. Poi un giorno Sergio Citti, collaboratore, sceneggiatore, amico di Pasolini, uscendo da un ufficio in Prati, trova un balordo che lui conosce bene, che gli dice: monta sulla mia moto, dobbiamo andare in un posto. E lo porta in un sottoscala dove dentro ci sono tutti quelli che poi un giorno prenderanno il nome di Banda della Magliana. E gli dicono: le pizze dell'amico tuo ce le abbiamo noi. E lui dice: beh, bravi, avete chiesto 2 miliardi, ma chi ve li dà 2 miliardi? E questi gli rispondono: sì, lo sappiamo, abbiamo sbagliato, gliele restituiamo gratis. Al che lui dice: va bene, me le prendo e me le porto via. E loro dicono: ma chi sei tu, Pasolini? Noi le diamo solo a Pasolini in persona. E così nasce l'appuntamento all'Idroscalo, dove poi Pasolini troverà
un agguato preparato nei minimi dettagli e lo ammazzeranno atrocemente come lo hanno ammazzato. Poi si tratta di capire chi sono i mandanti, perché questi qui non ci avevano nessun interesse ad ammazzare Pasolini. Ho capito. Rispetto, allora, le volevo chiedere una cosa per la macchinazione. Allora, come mai il suo film ci ha messo così tanto ad uscire, visto che l'aveva terminato nel 2014 e poi è uscito, diciamo, 2 anni dopo? Eh sì, perché ho trovato difficoltà di tutti i generi. La Rai lo ha visto, mi ha detto bellissimo film, ma noi ovviamente non lo possiamo prendere. E poi mi hanno anche detto, ma perché vuoi uscire al cinema? E da lì è cominciato un anno e mezzo di traversie, non lo voleva nessun distributore, c'era uno stato di isolamento totale, mentre in Francia usciva. E poi alla fine ho trovato un piccolo distributore, tutto questo poi non l'ho fatto io, ma l'ha fatto Marina Marzotto, che è la produttrice, che ha avuto un coraggio incredibile. Siamo usciti con questo piccolo distributore che ha pensato bene di fallire mentre il film era fuori. Insomma, sono state parecchie traversie. Perché ucciderlo? Basta leggere quello che scriveva sul Corriere della Sera. Ma soprattutto basta sapere che ormai tutti sapevano che lui stava scrivendo Petrolio. E tutti sapevano che il protagonista di Petrolio era tale Troia, che in realtà è Eugenio Cefis, presidente della Montedison. Poi abbiamo letto anni dopo, in due versioni, perché la prima versione è stata pubblicata senza appunti, Petrolio, e abbiamo capito che cos'è Petrolio. Petrolio è un dossier misterioso, pieno di incunaboli, ma io lo riassumo sempre in queste poche parole. Petrolio è la scoperta della P2. Ho E del capito. resto, quando è morto Pasolini, alcuni dei maggiori dirigenti della Rai, si scoprirà 7 anni dopo, erano iscritti alla P2. Senta, lei come ha trovato le ultime ricostruzioni cinematografiche, visto che lei, insomma, lavora nel cinema, è stato sceneggiatore, è regista, ha trovato le ricostruzioni, della morte di Pierpaolo Pasolini? Sono usciti due film. Quello con Massimo Ranieri è il mio, L'altro era quello, film di Abel Ferrara. ecco, come ha trovato, diciamo, queste due, la ricostruzione di Abel Ferrara? Ma io non l'ho nemmeno visto e vi spiego perché. Poi non mi piace parlare male dei colleghi, ma in questo caso lo faccio. Abel Ferrara, dovevo scriverlo io il film di Abel Ferrara. Perché il produttore, che era Canal Plus, gli disse: lo produciamo se lo scrive David, che è stato molto amico di Pasolini. Abbiamo cominciato a lavorare e io all'inizio gli ho detto: guarda, ci sono tante cose da dire sulla morte di Pasolini, e lui mi disse subito: non mi interessa la morte di Pasolini. Andammo avanti, mi fece vedere un film che aveva appena fatto, che era un film su Dominique Strauss-Kahn, sullo scandalo di Dominique Strauss-Kahn, che si chiama Welcome to New York. Vidi questo film, dove c'è Depardieu che gira nudo dal primo all'ultimo fotogramma, e rimasi sconcertato e cominciai a pensare: questo che film vuole fare su Pasolini? Poi mangiammo, e mentre mangiavamo lui mi disse: che ne pensi del film? Io devo dire che ero veramente scioccato, gli risposi: vuoi veramente che te lo dica? E lui mi disse no. Poi passarono pochi secondi e, per rappresaglia, diciamo, rispetto a questo no, lui mi disse: senti, parliamoci chiari, il tuo amico Pasolini era un uomo ricco che comprava corpi. A quel punto non ci ho visto più e gli ho detto: ma se vieni in Italia per fare un film su un uomo ricco che compra corpi, fai un bel film su Berlusconi, ma lascia in pace Pasolini. Ho E capito. lì si ruppe il rapporto, e lì purtroppo io, come avevo un altro film da fare, mollai tutto, mi misi a scrivere La macchinazione e ho fatto La macchinazione. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Allora, lei su Globalist che cosa aveva chiesto a Ninetto Davoli?
Io chiedo al ministro Tavoli delle cose molto semplici. Il ministro Tavoli ha cenato con Pasolini prima che Pasolini andasse alla stazione Termini a prendere Pelosi. Ninetto Tavoli conosceva Pelosi e non l'ha mai detto. E questo è stato... Allora, scusi se la interrompo. Allora, Pasolini non ha incontrato Pelosi la prima volta la sera del primo novembre? Ma certo che no. Pasolini stava con Pelosi da 3 o 4 mesi. Okay. L'ha scritto anche Pelosi nel suo libro e nessuno gliel'ha confutato. Ho capito. Lei le è mai capitato di vederlo con Pasolini prima del... No. Okay. No, io avevo un rapporto diverso con Pasolini. Pasolini veniva da me e come giornalista stava scrivendo Petrolio, mi chiedeva, io lavoravo in un giornale che era l'Unità e gli procuravo ritagli di giornale sul delitto De Mauro, su tutta una serie di fatti, stragi, episodi dell'Italia di quegli anni. Ho capito. Pasolini non le aveva mai manifestato qualche timore per qualcosa che avrebbe potuto accadergli, considerando insomma che insomma, in passato c'era gente che aveva provato ad investirlo con la macchina. Insomma... Io stesso una volta ci aggredirono dei fascisti per la strada, quindi sapevo benissimo. E tra l'altro negli ultimi mesi Pasolini era pieno di inquietudine, era in uno stato quasi febbrile e io, come altri credo, gli dicevo: ma che c'hai, perché sei così agitato? E lui diceva: non ve lo posso dire, non lo capireste, nessuno mi può capire in questo momento. Lui stava accumulando materiale per Petrolio e stava pure ficcando il naso in varie questioni, poi girava molto da solo in quel periodo là. Ho capito. Quindi lui era il giornalista, sì, è stato anche un grande giornalista. Allora, Ninetto Tavoli non si è, lei ha messo in relazione il silenzio di Ninetto Tavoli dal fatto che Ninetto Tavoli non è più intervenuto in nessuna occasione pubblica per ricordare Pasolini. No, qualcosa ha fatto, in realtà ho sbagliato, in qualche cosa da qualche parte è andato, però ha molto lesinato le sue apparizioni. Lei aveva mai parlato con Ninetto Tavoli di questa cosa di Pelosi, gli aveva manifestato dei suoi dubbi. Quando l'ha saputo lei che Ninetto Tavoli, che Pasolini frequentava Pelosi ancora prima del... Lo disse, cioè, che Pasolini frequentava Pelosi, me lo disse Sergio Citti, tanti, purtroppo 10 anni dopo i 3 gradi di giudizio del processo. Quindi era un'informazione pressoché inutile, me lo disse piangendo, certo, perché anche lui lo sapeva. Certo. Senta, ma per quale motivo Citti questa cosa non l'ha mai detta prima? Erano tutti interessati a sapere la verità su Pasolini, no? E allora lei gliel'ha chiesto a Citti, perché non l'hai detto prima? Che è la prima domanda che io gli avrei fatto. Perché si vergognava. Si vergognava del fatto che Pasolini fosse morto così. Ho capito. Si vergognavano persino loro, gli amici. Senta, lei l'ultima volta che aveva sentito Ninetto Tavoli quando è stato? Ci siamo visti, no, qualche anno, ci siamo visti al funerale di Franco Citti. Ho capito. Non avevate parlato di questa cosa che lei aveva detto? Ok. No, questa è una cosa che io... mi porto appresso da 40 anni, no, 40 no, ma 35 sì, e che ho voluto dire e che ho voluto tirar fuori perché ho partecipato quest'anno a decine e decine e decine di manifestazioni su Pierpaolo Pasolini, ho visto tanti giovani che si stanno avvicinando a Pierpaolo Pasolini e ho detto è ora di farlo. Certo. Senta, quindi lei dà credito a questa cosa dell'antimafia? Cioè lei ritiene che possa essere verosimile, quindi... Certo che gli do credito, certo che gli do credito. Il fatto del furto delle bobine è ufficiale, cioè certo. Ci furono anche le notizie sul giornale. Il montatore di Pasolini, Ugo De Rossi, che è tuttora fra noi,
spiego anche quell'importanza di quel negativo per Pasolini. L'ha fatto anche in un documentario recentemente. Cioè, diciamo, la Commissione Antimafia ha scoperto qualcosa di estremamente noto ormai, però anche di estremamente importante, perché attraverso questo elemento Pasolini smette finalmente di essere quel, passatemi il termine, quel frocio che quella notte se l'era andata a cercare. E per me questo è importantissimo. Ho capito. Senta, non si è mai scoperto chi erano stati questi là, cioè nel senso queste bobine che erano state rubate a Pierpaolo Pasolini non sono mai state ritrovate? Sì, sono state ritrovate 20 anni dopo in un sottoscala di Cinecittà. In un sottoscala di? Cinecittà. Cioè. E pare che ce l'abbia portata De Petris. De De Petris, Petris della così, banda. l'ex capo della banda della Magliana. Questo chi l'aveva detto? Come ci si era arrivati attraverso una verità processuale? Lo dice il generale dei carabinieri Cornacchia. Ho capito. Quindi praticamente quasi per un dispetto De Petris, allora De Petris credo che sia morto nel 90, se non sbaglio, l'89, 90, quindi deve averlo riportato prima della sua morte. Gli è stato chiesto di riportare, cioè non ne so abbastanza, però comunque rimaniamo al fatto, sono state trovate in un sottoscala di Cinecittà, tanti anni dopo. Va bene. Senta, io non so come ringraziarla Ma io ringrazio lei. per averci un po' spiegato alcune cose su. Ripeto, l'importanza è che Pasolini non smetta di essere quel reietto che è stato per la storia italiana per così tanti anni. Ma per noi non lo è mai stato. Ma anche per me, però sappiamo bene come la pensava molta gente. Certo. Va bene, senta, io la ringrazio moltissimo. Grazie per la cortese disponibilità a David Grieco che ci ha aiutato un po' a capire quello che è scritto nella relazione antimafia sulla morte di Pierpaolo Pasolini. La ringrazio molto. Grazie, buona giornata.